Continue criticità e manutenzione del fiume Tanagro. Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino è intervenuto nel Question Time dello scorso 3 dicembre in Regione Campania per fare chiarezza dopo i recenti e strumentali attacchi nei suoi confronti e per mantenere alta l'attenzione su un'emergenza che anche in queste ore preoccupa le popolazioni attraversate dal fiume stesso. Pellegrino sottolinea che la Regione ha erogato 645.000 euro per la manutenzione ordinaria per lavori effettuati nei mesi precedenti e provvederà a fare una richiesta di accesso agli atti alla SMA Campania per capire come siano state spese quelle risorse. Continuerò a portare avanti il mio impegno, così come ho fatto in modo concreto negli ultimi 10 anni, ha dichiarato Pellegrino su una criticità seria del Tanagro, in sinergia con chi vuole dare un contributo utile alla risoluzione della stessa. Il Tanagro rappresenta una criticità particolare perché lì c'è anche un aspetto normativo particolare, in quanto la competenza rispetto alla manutenzione ordinaria non ricade sui consorzi, ma ricade sul settore ambiente della Regione Campania. Ovviamente questo comporta una serie di problematiche, di criticità. Io stesso, quando ho fatto il sindaco, sono 10 anni che portiamo avanti e mi occupo del tema legato all'emergenza Tanagro. In quegli anni, per riuscire a fare una pulizia dei sedimenti in uno dei punti nevralgici del territorio, cioè nella vasca proprio nel comune di Sassano, ho dovuto chiedere anche l'intervento del prefetto, perché numerosi sono i pareri, e quindi è proprio l'esempio di quella burocrazia che rallenta tutto e che determina difficoltà sui territori. Come dicevo, questa è la mia seconda interrogazione sul Tanagro. Nella prima interrogazione, tra le varie cose, c'era l'indicazione al fatto che ci fossero stati i lavori di decespugliamento all'interno dell'alveo del fiume a partire dal 6 febbraio 2021 e che questi lavori dovevano completarsi entro il giugno del 2021. Allora il mio primo quesito per fare appunto chiarezza è chiedere che tipo di lavoro è stato realizzato di decespugliamento e quindi di manutenzione ordinaria dal febbraio 2021 al giugno 2021, così come mi era stato risposto nella precedente interrogazione a firma del sottoscritto. L'altro elemento, dobbiamo fare chiarezza anche sui fondi che sono stati stanziati da parte della Regione Campania utilizzando le società in house Campania Ambiente prima e SMA successivamente, capire qual è l'entità dei fondi e quali siano state le modalità che utilizzate per cercare di risolvere questa criticità. Anche perché poi sta di fatto che, a fronte di questi annunci anche da parte degli uffici della nostra regione, va detto che lo stato di degrado, di abbandono del fiume Tanagro è evidente. Basta appunto fare una passeggiata lungo gli argini del fiume e capire la situazione nella quale versa. Io mi rivolgo al presidente Bonavitacola, che conoscendone chiaramente anche la sensibilità, non soltanto sui temi ambientali, ma anche la sensibilità rispetto ad un territorio nel quale più volte è intervenuto e che ne conosce bene le problematiche, e mi rivolgo a lui perché sono certo che la Regione Campania saprà dare delle risposte certe e concrete su una criticità, su un'emergenza vera, rappresentata appunto dal fiume Tanagro.